Ok, qua io credo che comincino anche un po' i trivia e cose varie. Qua nell'appartamento sicuro. Se c'è un capitolo dedicato a questa stanza, a questo appartamento, questo pezzo, chiamiamolo come volete, sicuramente ci sarà da fare più di qualcosa, se no non dedicherebbero un capitolo intero a pochi metri quadri. Allora, vedo un PC, vedo un lavandino, vedo tutto. Serve aiuto? Il gatto è in grado di scrivere. Mi lascia un po'... così il fatto che un gatto riesca ad hackerare un sistema premendo tasti a caso. Ok, cioè, apprezzabile. Oltrepassa la porta e ci ritrova un corpo. Ok, ripete solo questo. Va bene, allora, mettiamoci in moto. Quante cose che ci sono qua dentro. Da dove comincio? Tanto questa telecamera mette molta inquietudine. Ok, credo che questo non vada gettato via. Anzi, appunto, messo qui. Ok, ok. Poi ce n'è uno lassù. Boh, intanto vado a prendere quello. Che è sta leva? Ah, il trasportino. Perfetto, perfetto, perfetto. Easy peasy. Ora, che un gatto con la bocca riesca a staccare una presa elettrica, un po' fantascientifica, però. Ripeto, siamo in un gioco. Ogni tanto le cose vanno accettate. Ecco, l'ho trovato. Oh. No. Posso staccare? Oh. Che cazzo. E qua volendo ne manca uno. Dove si nasconderà mai sto bastardo? Tu. Tu. Eccolo, per terra era. No, devi... Bravo. Ok, i quattro computer sono accesi. Stanza segreta. Vedi un po' te... cosa bisognava fare. Ok, qua non hanno reazione alcuna. Ma c'è un robot. Ok. Drone companion. Che schizzo ho fatto? Che schizzo ho fatto? Ok. E che ci faccio? Dovrò portare da qualche parte, forse. Ah, yes. Beh, dai, alcune cose sono facilmente intuibili. La testa di un Transformer. No. Si è già rotto. Ah.
B12. Dai, zii, ce la caviamo. Ok, però aspetta, prima di fare tutte le cose. Aspetta un secondo. La chiave per la porta, questo lo ricordo.